Siamo in compagnia della dottoressa Ilaria Minghetti, critico letterario e saggista, che ha avuto modo di fare un intervento molto interessante nella presentazione del volume di Paola Lomi. Appunto, ci vuole parlare dei tratti salienti del suo intervento, sul perché soprattutto la figura di Olimpia è stata così penalizzata dalla tradizione storica. Allora, intanto il testo percorre proprio la vita di tutto questo personaggio, quindi dalla nascita alla morte, quindi percorrendo i tre momenti in cui questa donna ha tre nomi diversi, proprio nell'infanzia è Polissena, nella fase sacerdotale è Mirtale, nella fase di sposa di Filippo II diventerà Olimpia. È una figura sì alla quale la storia non ha reso giustizia, vuoi perché un po' non ci sono state molte testimonianze storiche tramandate, e quelle che ci sono state tramandate sono state molto imperniate sulla sua figura di sacerdotessa come seguace dei riti di Dioniso, che erano dei riti abbastanza particolari e tra virgolette selvaggi, che può aver fatto, diciamo, questa realtà può aver fatto una zona d'ombra piuttosto grossa su questa figura, tanto che poi gli stessi storici si sono lasciati influenzare. Ecco, proprio sul rito dionisiaco è stato detto durante proprio la presentazione che molto spesso ci sono delle inesattezze sotto il profilo storico, tant'è vero che si parla di riti molto cruenti in cui c'era il sangue di capro, veniva fatto a pezzi con le mani queste donne in preda al delirio quasi. No. Che ci può dire? Ah no, allora i riti dionisiaci erano dei riti che si fondavano sul raggiungimento dell'estasi, e quindi tramite fondamentalmente balli e musiche estremamente assordanti, e quindi era uno stordimento che era estasi e vicendevolmente venivano scambiati, però assolutamente erano sempre comunque visti in una fase sacrale. Purtroppo spesso si è incorsi nell'errore di dare una lettura con una logica posteriori che ha falsato la valutazione di quelli che in realtà erano riti e che nel contesto del tempo erano in ottima anche compagnia, quindi è proprio una lettura data con una logica successiva da culture successive. Guarda, io devo dire che all'interno di questo volume ho riscontrato una notevole attualità dovuta al femminismo e, se vogliamo, anche ad una sorta di politica di genere di fondo. Sì, perché Olimpia è stata una figura estremamente forte, cioè una donna che aveva molto chiara la limitazione che la figura femminile aveva nel suo tempo, ma che non si è mai arresa a questo, per cui lei partiva dal concetto di essere un individuo e come tale ha giocato tutte le carte per potersi affermare come tale, ecco che sposa in pieno l'idea anche di una componente di femminismo, si direbbe oggi. Grazie mille, ringrazio molto Ilaria Minghetti e vi do l'appuntamento al prossimo evento.